Buongiorno a tutti, bentornati con questo appuntamento. In questo video parleremo di redditività da locazione di case vacanze, di case in genere. Nei giorni scorsi, nell'inserto economia del Corriere della Sera, è comparso un articolo dove si parlava proprio di questo, della redditività che danno in termini percentuali le case vacanze se affittate. Date un'occhiata a questa tabella, anche se la qualità grafica è un po' scarsa, scusatemi. Bene, bene. Come vedete, si analizzano delle località italiane, tipicamente votate al turismo, diciamo, e analizzando il prezzo d'acquisto e la redditività media lorda e poi netta. È chiaro, ragazzi, lo preciso subito, si parla di redditività media, quindi è inutile che mi scriviate o commentiate dicendo la mia casa invece rende il 6% anziché il 3%. Stiamo parlando di redditività media, quindi sì, la casa del cugino o il collega che magari si erge, ma anche giustamente a colui che riesce a far rendere tantissimo le case, in questo caso non deve essere valutato redditività media. Cosa risulta? Cosa possiamo subito notare analizzando questa tabella? Che la redditività degli immobili in Italia è abbastanza bassa. È abbastanza bassa perché, come potete notare, viaggiamo netto dall'1,5 al 3, poco più per cento rispetto al prezzo di acquisto. Ovviamente non si tiene conto in questo caso dello sperato incremento del valore dell'immobile, sperato perché talvolta, e la storia ci insegna che gli immobili non sempre crescono. Allora, dicevamo valori piuttosto bassi che però non ci devono stupire, pur con i correttivi dei cugini che invece la fanno rendere di più. L'immobile locato ha una redditività che viaggia su questi valori, ma non è una novità, non ci deve stupire. Poi c'è anche da aggiungere che la stagione turistica, chiamiamola così, italiana è abbastanza limitata, nel senso che al mare, per quanto si parli di isole, di sud Italia, si va a tre mesi e mezzo, in un periodo insomma di tre mesi e mezzo all'anno, è ovvio che la redditività si riduce. Ma è ben più importante sottolineare un aspetto, ovvero sia che dobbiamo toglierci dalla testa l'idea, anche se radicata, che l'immobile sia un investimento sicuro, ciò che ci sentiamo ripetere da sempre, non è necessariamente vero, e soprattutto dobbiamo abituarci a valori percentuali realistici, medi, sottolineo. Poi sono certo che tra di voi ci sarà sicuramente qualche professionista che riuscirà a far rendere almeno al doppio gli immobili da lui gestiti e venduti. Quindi abituiamoci a questi numeri, ma abituiamoci perché è la storia che ce lo insegna, non è una novità dell'articolo di 3 giorni fa sull'inserto del Corriere. E quindi dobbiamo appunto renderci conto che quando andiamo a valutare un acquisto immobiliare dobbiamo ragionare in questo range di redditività reale. Poi il resto sono chiacchiere, anche perché spesso promesse superiori, anche garantite contrattualmente, di fatto corrispondono a prezzi di acquisto superiori, cioè la redditività di fatto ve la pagate. Nel senso che io ti vendo un immobile più caro e ti garantisco una redditività maggiore, cioè praticamente mi pago la differenza di redditività. A supporto di ciò che vi sto dicendo, vi faccio vedere quest'altra tabella, questa è un po' meglio graficamente, che invece dal sito globalpropertyguide.com evidenzia la redditività, in questo caso lorda, degli immobili in Europa. Come vedete, anche qui stiamo parlando di numeri molto vicini alla tabella precedente, e quindi
Sì, i numeri, ragazzi, sono questi. Fatevene una ragione. Tutto ciò che eventualmente eccede rispetto a queste percentuali è probabilmente ciò che vi state pagando voi in fase di acquisto. Ripeto, li sottolineo, sono valori medi e nella media c'è ovviamente anche l'immobile che rende di più e quello che rende meno rispetto a questi valori. Questo video è solamente per riportare alla realtà tutti noi pandemia, non pandemia, crisi, recessione o quant'altro sulla redditività immobiliare. E anzi, diffidate di chi vi promette redditività maggiori. Anche il sito Global Property Guide è un sito assolutamente indipendente che analizza valori reali e medi, quindi non ha nessun interesse a perorare un paese piuttosto che un altro. Ed è proprio quello che noi facciamo dal lontano 2005, cioè andiamo a consigliare l'investimento immobiliare più adatto alle esigenze, aspettative e budget del singolo cliente. Non abbiamo interessi a proporre un paese piuttosto che un altro, cerchiamo appunto di cucire su misura tailor made l'investimento. Attendo i vostri commenti, mi fa piacere che i video inizino a essere visti, visionati e commentati. Vi invito anche a condividerlo e a seguire il mio canale YouTube. Ciao, grazie a tutti!